Cosa guardi? Credi che l'ho ammazzato io? L'ho trovato così. Stecchito. Tu resta qui, non ti muovere. Io vado a telefonare all'ambulanza. Thank you.
Mettetelo qui. Incidente? No, non credo. Non ci sono tracce di sangue. E questo che c'è? Non so. L'hanno trovato privo di sensi da qualche parte, in città. È morto. Morto. Io morto. Non è possibile. Io sono vivo. Non vedete che sono vivo? Devo farvelo capire. Tu. Ascoltami. Guardami. Forse sto sognando, voglio svegliarmi. Devo muovere un dito. Devo. Non lasciatemi così. Aiutatemi. Aiutatemi. In tasca gli ho trovato soltanto questo passaporto e dei soldi. Deve essere straniero. Come si chiama? Gregory Moore. Nato a Springfield, Illinois. Il 5 dicembre 1931. Cittadino americano. Residenza? Ma non trovo l'indirizzo. Via qua. È nel permesso di soggiorno. Via Vodicova 16. È un giornalista. Causa della morte? Collasso cardiaco. Ah, e scriva chiaro e tondo che quando ce l'hanno portato qua era già morto. Perché? Che cos'è questa novità? Altrimenti poi i giornali sono capaci di prendersela con noi. Portalo all'obitorio. Io sono vivo! Non potete farlo! Una camicia bianca, pantaloni, un orologio e un paio di scarpe. Guarda che roba. Sono nuove, che pelle. Allora che faccio, le segno o non le segno? Segna, segna. Non voglio farmi fregare per un paio di scarpe. Strano. Non è freddo come gli altri. Almeno potevano chiudergli gli occhi, adesso chi glieli chiude più? Hai notato che il lavoro è in aumento? Quello sì, ma la paga no. Questo non può essere reale. Deve essere un incubo. Io non sento niente, eppure qui deve far freddo. Cosa mi è successo? Solo il mio cervello funziona. Devo ricordare. Dunque, io sono Gregory. Gregory Moore, questo lo so. E poi? Non si tratta di un'organizzazione vera e propria. I membri del gruppo
Non avevano uffici e nemmeno un bollettino. Si riunivano però di tanto in tanto per discutere la situazione del paese. Jacques, il cappello. Questa mattina sono stati arrestati per aver criticato pubblicamente azioni del governo in materia di politica interna ed internazionale. Sono stati dichiarati infermi di mente e ricoverati in ospedali psichiatrici per essere sottoposti a forzati trattamenti terapeutici, senza specifici limiti di tempo. Tutto chiaro? Bene, ciao, a domani. All'obitorio. All'obitorio ci andrai tu con la tua dannata vodka. Oh, io ci vado, ma stai attento. L'infarto verrà anche a te, presto o tardi, se continui così. Per colpa delle donne o per colpa del lavoro? Beh, adesso ti saluto. Arriva Mira. Ti venga un accidente. C'è un flash d'agenzia interessante. Sembra che questa notte, da qualche parte in Siberia, sia stato sperimentato un nuovo tipo di missile a testata nucleare. Non passi la notizia. La passerò domani. È meglio aspettare la conferma. Ma io la mando subito. Appena hai finito, dammi il telex. Ciao. Sempre a spasso, eh? Ci vediamo alla conferenza stampa della presidenza. No, da fare. Sfrutterò il servizio di Jacques. Cherchez la femme. Oh, scusa, Jessica, mi ero dimenticata. Anch'io ti amo. Cominci a fare progressi. Ti sei trovato un'altra maestra? Ah, certo. Una per ogni paese. Per me? Un regalo. Vedevo l'ora che tornassi, anche se appena siamo insieme di nuovo ho paura. Ho paura che tu te ne arrivata all'improvviso. Come sei arrivata? Ma che dici? Perché dovrei ripartire all'improvviso se non aspetto altro che di venire qui da te per qualche giorno? Non so, ma in questi nostri incontri c'è sempre un senso di provvisorietà, di inquietudine. Come se qualcuno o qualcosa dovesse separarci. Forse. Hai ragione, è quello che provo anch'io. Sai, certe volte, quando cerco di pensare a come sarà la mia vita fra un anno o fra 10, è come, non so, come se camminassi fra due mura, che non mi permettono di immaginare niente, di sperare in niente. E allora sento il bisogno di sfuggire al mio ambiente e venire qui da te, perché tu riesci a farmi passare la paura. Per fortuna poi ha capito e mi ha lasciata in pace. Madame, monsieur. Era un colonnello. Prego, questa è una specialità esclusiva del nostro ristorante. È buono, vedrai. Mangerò sulla parola. Niente paura, madame. Abbiamo pronto un pompiere. Grazie. Merci. Merci.
Ti dispiacerà lasciare questa città? Sì, certo. È come ferma nel tempo. Attratta ugualmente da Occidente e da Oriente, nella sua immobilità è magica. È la nostra città, Gregory. Che ore saranno? Le 4:30. Finite le sigarette. Che buon profumo questa mela. Mi piace il tuo regalo, sai? Sono belle, vero? Appartengono ad una specie strana. Si sollevano da terra e saltellano, ma non riescono a volare, nonostante le loro belle ali colorate. Ce ne sono tante qui da noi. Dura molto la lezione? Quanto ti fermerai ancora? Non so, 3 settimane forse. E poi? Londra. Pensi davvero di portarmi con te? Pensi che potrò venire via da qui? Tutto quello che ho pensato per noi due voglio che succeda. L'avvocato Walensky può aiutarci. E comunque, in un modo o nell'altro, tu partirai con me. Oh, signore, non potrò mai restituirle i soldi. No. Però potrei dimostrarle la mia riconoscenza in un modo più piacevole. Accetto. Accetto. Deve essere Jacques. Ci avrà ripensato. Gregory. Veramente è tutto così facile per te? No. Tutto è molto importante. Comincia a ricordare. Mira. Ehi, tu, mi senti? Anche per te è così. Forse è sempre così quando si muore. E non possiamo tornare a dirlo agli altri. No. Non devo rassegnarmi. Thank you.
entrare nel giornalismo, fosse entrata nella polizia, oggi forse avrei una bellissima collega. Mi piacerebbe, commissario? Da noi ce ne sono, ma non così belle. Pensi che la mia vocazione invece sarebbe stata fare il banchiere. Il nostro amico Schovenbart è pronto ad aiutarla se vuole. No, no, grazie. Vero, Schovenbart? Gregory, dove mi hai portata? Questo è il Museo delle Cere. Tra queste mummie ci sono personaggi importanti di mezza Europa. Politici, banchieri, invertiti disposti a parlarne. Ti interessa? No, grazie. Bonsoir. Bonsoir. Quello mi pare di conoscerlo. Chi è? Franz Tibor, il famoso pianista. Oh. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Conosce Mira Sharkova? Non l'avrei mai creduta una compatriota. Forse perché è così elegante che riesce a non sembrarlo. Lei naturalmente saprà che Gregory sta per lasciarci. Ma certo, viene via con me. E spero che non ci negherà il suo aiuto, avvocato. Ho sempre pensato che quello di giornalista fosse un mestiere particolarmente difficile per una donna. No, al contrario. Ci sono dei vantaggi ad essere donna nel nostro lavoro. Quasi tutte le porte si aprono più facilmente. La mia porta è sempre aperta per lei. È facile per un banchiere essere galante. Io però posso spalancare le mie porte alle notizie confidenziali. È contenta? Sì, certo, certo. Scusatemi un momento. Ora mi presento agli occhi. Sono tutte persone affascinanti. Il professor Carding. Molto bene. Il dottor Polonsky. E questa è Gigi Pellegrini. Il signor Sokolov ha detto d'ambasciata. Okay. E questo signore che la guarda affascinata, il signor Pullman sarà già innamorato di lei. Che ah, il signor Moore lo conosce. Vecchi amici non li riconosci più. Americano. Ivan, come stai? Sto bene, tu. Sono contento di rivederti. Dottor Borodac. Penso ormai di aver già presentato un figlio. E perché non me lo hai detto che Gregory sarebbe venuto con quella lì? Su, Jessica, non te la prendere. Lo sai che l'uomo è volubile. Non sei divertente, già. Mia cara Jessica, ho letto il suo ultimo articolo sui nostri scambi economici con l'Unione Sovietica, molto interessante. Però, se mi permette, vorrei farle un piccolo appunto. E della tua rivoluzione che ne hai fatto? L'hai lasciata alla Sorbonne? Ah, no, a Mosca. Ci sono stato 2 anni a Mosca e mi sono specializzato in cardiologia. Sempre fissato a spogliare le donne, C'è molto da fare qui da noi in questo campo. Lavoro con Karting. Peccato. Tra poco sarai un integrato di successo anche tu. Spero di no. Vado a liberare Mira prima che me la sciupino. Dopo te la presento. Bevo e torno. Gregory! Maledico il giorno in cui te l'ho presentata, carogna. Non vieni nemmeno a salutarla? No, 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 no. In questo momento non rispondo delle mie azioni. Sì, 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 guardala. Non è che come ragazza sia insufficiente, tocca. Ma quello che non mi va giù è che è la figlia di un miliardario e crede che coi dollari si compri tutto. Uomini, sensazioni. Ha il sesso qui. Un chiodo fisso, capisci cosa dico? Viene qui per portarsi a letto il comunista. E poi, quando tornerà al ranch, racconterà i brividi della vecchia Europa. Vero, cara? Al ranch, anche questo non mi va giù. All'aria così arrendevole. Sono belli i nostri giovani. Facciamolo qui. Facciamolo subito. Torniamo di là. Volevo soltanto rendermi conto fino a che punto ti eri rimbambito. Avanti, bimbo. Tirati fuori dal letto. Apri il cervello e scaccia la lussuria come io ho scacciato l'alcol. Sembra che Bakosh abbia fatto un bel tuffo. 20 metri. Sì, testone, Bakosh. Frittata completa sul marciapiede, in via Meruda. Bene, ci vediamo lì. Swift lover, I
fiasco. Quel Bakos che si è suicidato non era il ministro degli esteri, ma un idraulico. Un idraulico cornuto, per di più. Qui ormai anche i polli alte gamme diventano suicidi politici. Che ci vuoi fare? E gli altri colleghi? Venuti, bestemmiato e andati. Io ti ho aspettato per avvertirti. Hey, I'm sure we've met. I just can't remember when. Ma questa parla. Oh, you know these guys are so fabulous. Why don't we all go down to my place for a drink? Oh, no, for tonight I'm finished. And what about you? Lascialo perdere, ha di meglio da fare lui. Oh. Vai da Mira, non vale il cambio. Ciao. Oh. He's really super, that friend of yours. Senta, dov'è il telefono? Signorina Natasha. È già l'ora del mercato? Buongiorno. Sì, anzi, per me è già tardi. Ma gliela pago domani, eh? Certo. Mira. Mira. Mira, dove sei? Ivan, amico mio. È proprio lui, Moore. È incredibile. L'avevo visto una settimana fa. Succede anche agli amici, dovreste saperlo, collega. È strano, non c'è ancora la rigidità. Secondo te da quante ore è morto? Quando è arrivato qui era già morto. È già da un paio d'ore che è qui, dottore. Ivan, se mi aiuti ce la faccio. Voglio tentare qualcosa ugualmente. Proverò a rianimarlo. Senti, fa come ti pare, ma per me è tempo perso. Io ho fatto la notte voi e ne vado a portatelo su, fate presto. Bene, infermiera? Sì, dottore. Faccia fai venire un portantino. Di rianimazione. Va bene, dottore.
Niente, neanche lì. Non è stata ricoverata nessuna donna questa notte. Ma che può esserle successo? Niente di grave, vedrai. Ormai abbiamo chiesto a tutti, ai commissariati, agli ospedali, quindi... Niente. Neanche all'obitorio, per fortuna. Ma mi offro un goccetto. Dopo certi spettacoli ne ho bisogno. Ma non ha lasciato un biglietto, qualcosa? È assurdo che se ne sia andata così. Non se n'è andata lei, l'hanno costretta. Sono sicuro che è così. E va bene. Ammettiamo che l'abbiano costretta. Forse non veniva qui solo per stare qualche giorno con te. Forse non era neppure la persona che tu credevi. Jessica, non dire sciocchezze. Tu neanche la conoscevi. E voi? In fondo che ne sapete? Jessica ha ragione, Gregory. Cosa sappiamo di lei? E con questo? Sono più di due ore che facciamo una supposizione dietro l'altra senza riuscire a capire perché è sparita. Comunque è strano. Non può essersi dileguata nel nulla. Anche se a volte capita che uno decida di troncare all'improvviso. Così, senza discorsi e senza discussioni. E se ne va via nuda, secondo te? Così, senza scarpe, senza vestiti! Ha lasciato qui tutto! Sleep, reggiseno, butto! Lei come fa a saperlo? Quando afferma che la ragazza non ha portato via niente, forse intende dire solo che non ha indossato questo o questo. O potrebbe giurare di conoscere esattamente tutto il guardaroba della signorina Sharkova. Ma mi pare... Vede, lei mi ha detto di essere uscito stanotte per un servizio. Che io sappia, non è accaduto niente di importante. Solo adesso capisco che era un trucco perché Mira restasse sola. Questo è il punto di partenza. Ammettiamo. Di quel Bakosh, chi vi ha dato la notizia? Uno sconosciuto. Una delle solite telefonate anonime senza le quali noi qui sapremmo ben poco. Commissario, io voglio collaborare alle ricerche. Signor Moore, preferiremmo non avere delle complicazioni con un giornalista straniero. Si tenga da parte. Agiremo noi, ma nei limiti del possibile. Ah, sì? Allora si ricordi che a costo di rivoltare la città deve ritrovarla viva o morta. Perché ha detto morta? Non so, così. È un modo di dire. Boris, disponga per l'apertura dell'inchiesta. Bene, commissario. Sì? Sono Jacques, dimmi. Come? Senza vestiti. Ho capito. Sì, veniamo subito. Scopra pure. Non è lei. Stanno diventando troppe. Non è lei, Jacques. Ma intanto, già che ci sono... Lo dico a Jessica. Non so più che cosa pensare. Se almeno potessimo sapere quali altri amici aveva, chi frequentava. Un altro uomo? No, non volevo dire un amante. Però potrebbe aver visto qualcuno. No, da quando è arrivata è stata sempre con me. Non ha incontrato nessuno.
tranne che da Valinsky. È vero. Cerchiamo di ricordarci qualcuna di quelle mummie. Forse potranno aiutarci. Andiamo da questa gente. Andiamoci pure, anche se non so a quanto servirà. Io comincio da Carting. Tu invece fammi una lista di tutti gli invitati. Ah, e niente altro. Il professor Carting, per favore. Lo avverto subito. Adesso guardate. Avverte il dolore. Come un essere vivente. È l'uomo che crea dei limiti, delle classi, per comodità di studio. Ma il mondo vivente è una sola unità, un tutto indivisibile. Niente di strano, quindi, che questo pomodoro abbia una sua sensibilità. Interessante per un articolo. Non strapperò più una foglia in vita mia. Impossibile, Ivan. Anche il bene e il male sono indivisibili. Due aspetti di uno stesso gesto. Glielo regalo. Lo condisca con olio e sale. È solo un pomodoro. Scusi, professore, ci sono due signori che la cercano. Fagli accomodare. Adoro i surrealisti. E credo di avere infranto molte leggi per entrare in possesso di questi quadri. Oh, la nostra giornalista. In cosa posso esservi utile? Si tratta della signorina Sherkova, Mira Sherkova. È sparita la scorsa notte da casa mia in un modo assolutamente incredibile. Sì, la ricordo benissimo. Quella splendida ragazza che era con lei da Valinsky, come mai? Può anche darsi che ci sia una spiegazione molto semplice, professore. La polizia si sta già occupando di questa faccenda, ma noi pensiamo... Volevo che... sapere se ieri sera lei ha sentito qualcosa che possa servirci da traccia. Veramente non saprei. Si è discusso di musica. Abbiamo parlato dei successi di Tibor a Vienna e a Mosca. E lei ha detto che presto ci sarebbe andata a Mosca. Lo vedi? E tu non ne sapevi niente. È strano. Se fosse così me ne avrebbe parlato. E poi ha lasciato a casa tutti i documenti. Comunque, al posto suo non mi allarmerei. Le donne sono imprevedibili. Vorrei tanto che lei avesse ragione, professore. Nessuna reazione? No, niente. Insisti, Ivan, insisti. E se provassimo con lo Spearmint? È morto da molte ore. Secondo me ormai non c'è più niente da fare. Non darmi retta, Ivan. Cerca di sentirmi. No. La temperatura non scende, ci dovrà pur essere una ragione. Chiamo Carting. Bene, come credi. Va presto, lui capirà. Intanto, devo continuare a pensare. È l'unico modo per sentirmi vivo.
Che cosa ha detto Jacques? Niente. Nessuno ricorda niente. È come se non fosse mai esistita. Ah, commissario. C'è qualche novità? Certo. La novità è che non avete seguito il mio consiglio. Vi agitate troppo per essere soltanto degli stranieri. Oltre che stranieri, siamo anche giornalisti e amici della ragazza scomparsa. Che cosa avete intenzione di fare? Di andare a chiedere a tutti quelli che conoscete se si ricordano i punti e le virgole delle frasi dette da quella ragazza? Faccio quello che dovrete fare. Commissario, noi vogliamo solo collaborare. Qui, come in tutte le grandi città, ogni anno scompaiono decine di ragazze. Questo caso riguarda soltanto noi. Sospetti, interrogatori, indagini, tutto. Non dimenticatelo questa volta. Cosa sarebbe? Una delle solite minacce? Non sarà certo lei a fermarmi. Se lei insiste nel suo atteggiamento, dovrà renderne conto a qualcuno ben più importante di un semplice commissario. E allora potrebbe essere costretto a rimanere in questo paese per un periodo di tempo molto più lungo di qualche settimana. Ci pensi? Hai fatto male a prenderlo di petto. Sicuramente adesso non ti lascerà più in pace. Non mi interessa. Piuttosto, ha detto che in questa città ogni anno scompaiono decine di ragazze. Voglio controllare questa storia. Tu, intanto, per favore, continua con quella lista, d'accordo? Va bene, Greg. Ma mi raccomando, non esporti. Dove andiamo? Chiliava 22. Cerca me? Sì. Vorrei consultare il Rude Pravo degli ultimi 2 anni. Preferisci dollari? Cronaca nera? Sì. Rapimenti? Ragazze scomparse. La cronaca nera è la mia passione. E poi io mi ricordo tutto. Qui dentro c'è immagazzinato un archivio vero e proprio da fare invidia alla polizia. Sono un giornalista e vorrei notizie di Marika Settings. 2 anni fa qualcuno ne denunciò la scomparsa. Non ne so niente. Vada via.
Lei e la madre? Sono cose passate ormai. Noi non vogliamo più parlarne. È vero che è sparita senza niente addosso? Nuda, insomma. Diglielo. Diglielo. Perché non parli? Siete dei vigliacchi, ecco che cosa siete. Ma io piontolo. Io non so niente. Ma era sua figlia, sì o no? Marika era nostra figlia, se n'è andata. Non ne abbiamo più saputo niente e non vogliamo saperne niente. Fuori dai piedi. Ehi, tu, maglia rossa. No. Conosci il vecchio che sta lì? Sì. Te li vuoi guadagnare? Sì, sì. Bene. Allora dagli questo. Va bene. Sono molto grato. Senza il suo aiuto non sarei mai riuscito a trovarlo questo posto. Ma per carità, l'ho fatto volentieri, anche se non condivido la sua inutile ostinazione. Faccia pure, intanto io mi diverto con i cani. Cosa sta cercando? È qui che abitava Irina Dubjak. E allora? Sono un giornalista. Sto facendo un'inchiesta sulle ragazze che scompaiono. Inchiesta? Lei è giovane o vecchio? Che cosa cambia? Per me niente. Io ormai ho già dato tutto. Molti anni fa. Allora ero un giovane, adesso non servo più. E Irina? Irina era giovane, per questo lei è servita. A chi è servita? È viva o morta? Non fa nessuna differenza, non c'è più. Ha qualche sospetto? Serviva a qualcuno? A qualcuno? A tutti. A tutti quelli che vogliono sopravvivere agli altri per riuscire a conservare il potere. A quelli che cercano il sangue di un soldato o di uno studente disposto a lasciarsi ammazzare. In pace e in guerra. Eccoli i sospetti. Le bastano? Però non mi ha risposto. Lei è giovane o vecchio? Piuttosto giovane. È fortunato, allora forse le rimane ancora abbastanza tempo per capire.
La prego. Mi dica quello che sa. Io non posso aiutarla e qui non c'è nulla da scoprire. Io non so assolutamente niente. Irina amava la musica, vero? Sì, come tante ragazze. A zastupci úřadu. Sjezd byl zahájen v 16 hodin 30 minut. Účastní se ho asi 5000 delegátů ze 36 zemí. Budou projednávány zejména záležitosti týkající... Ti hanno chiamato due volte da New York. Ho detto che eri malato, ma che forse saresti venuto lo stesso. Eccoti qua, finalmente ti trovo. Cosa hai saputo? Sono riuscita a parlare con tutti senza concludere niente. L'unica cosa è che qualcuno mi ha ripetuto la storia di Mosca. Quale storia? Non gliel'hai detto? Sembra che Mira avesse parlato di andare a Mosca. E tu che cosa hai scoperto su quelle ragazze scomparse? Forse una traccia. C'è un vecchio che deve sapere molte cose. Nient'altro. Una coincidenza. Quasi tutte le ragazze scomparse avevano in comune una cosa, la passione per la musica. Cioè, per questo io ho in comune con un mucchio di amici questa mia passione per la bottiglia o per il tabacco da pipa. E poi, Mira che c'entra. Non era un'appassionata di musica. No, ma ci sono altre coincidenze. Senti, Greg, questo è uno strano paese e a noi possono sembrare strane cose che invece qui sono del tutto normali. Alcune le capiamo, altre no. Ma perché non vuoi rassegnarti? Fra un paio di settimane sarai a Londra e tutto ti sembrerà più lontano. Dammi retta, è così. Rassegnarmi, dici? Non potrei col mio carattere. Non mi sono mai rassegnato quando mi hanno tolto qualcosa con la forza o quando me l'hanno imposta senza una spiegazione. Per questo ogni tanto mi trovo in qualche guaio. Non li cercare, Greg. Forse non ne vale la pena. Signor Moore, c'è un biglietto per lei, l'ha portato un bambino. È di quel vecchio. Mi fissa un appuntamento. Non ci andare, Greg. Ha risposto. Posso sapere anch'io che succede? Aspetta, ma non è neanche firmato. E tu vuoi andare a un appuntamento di notte in un quartiere malfamato senza neanche... Leggi, Jacques, leggi. Io vengo con te. No, mi dice che devo andare da solo. Ci vediamo dopo, ciao. Via. Che cosa vuol dire? Chi? Parli. Non volano. Cosa è successo? Che ci fai qui? Beh, avevo paura che ti capitasse qualcosa. Cosa hai visto?
Niente, troppo buio. Sei andato incontro a qualcuno, forse questo vecchio. Poi il fumo, e poi ti sei precipitato giù come un pazzo. Bravo, raccontala così al commissario e si convincerà che sono un maniaco omicida. E adesso dove vai? Lasciami stare, non seguirmi più, capito? Ma... Forzi al massimo l'ossigeno. Il muscolo cardiaco non ha reagito al massaggio. Purtroppo no. Però non è subentrato il rigor mortis. Non è raro il persistere di una certa elasticità nei cadaveri anche dopo molte ore. Certo che la temperatura... La temperatura è costante intorno ai 32 gradi. Nonostante la cella frigorifera. Deve per forza esistere qualche processo di ossidazione, forse a livello molecolare. Ma il cuore è fermo da molte ore ormai. È biologicamente impossibile. La nostra non è una scienza esatta. Le cose che ignoriamo sono molto più numerose di quelle che sappiamo. Hai ragione, Carting. Questa non può essere la morte vera. Attività respiratoria nulla. Cardiaca nulla, encefalogramma piatto. Non c'è proprio nessun indice attivo. Sì, ma questo spettro ha un livello superiore allo zero. Quel vecchio. Chi l'ha ucciso? Forse gli stessi che cercano di eliminare me. Sia gentile, signore, mi aiuti ad attraversare la strada. Grazie, molto gentile. Molto gentile. Thank you.
Chi è lei? Che cosa vuole? Via! Vada via! Lei si sbaglia, sono socio di questo club. Via, straniero! Via! Via! Straniero! Via! Via! Fuori di qui! Via! È entrato uno. Mi sembrava uno straniero. Uno straniero? Sì, l'ho capito dalle scarpe. È scappato per di là. Bisogna trovarlo. Allora, Pierre. Non l'ho trovato. Penso io a cercarlo. Tu continua il tuo lavoro. Va bene, padrone, va bene. Accidenti, non sarà mica entrato. Nutrivo un'insana passione per Mira. Così ti ho fatto uscire. Sono entrato. E dopo averla posseduta, l'ho strangolata e buttata nel fiume. Ah, dimenticavo che poi, per tenermi in esercizio, ho tirato il collo a due gemelle e a un'ottantenne insoddisfatta. E ora, se vuoi, chiama la polizia e denunciami. Ma per piacere, piantiamola con tutta questa faccenda. Sì, forse hai ragione. Avete ragione tutti. Non pensarci più, dammi retta. Lo dico per te. Prenditi un po' di riposo, altrimenti rischi quel famoso infarto. È vero, non sto bene. Al giornale ci penso io. Manderò uno dei miei servizi. Ah, hai visto Jessica? Chi? Jessica no. Ti ha cercato molto in questi giorni. Te ne vai? Scusa, ma ho una gran confusione in testa. Ci vediamo. Va tranquillo. Ah, una cosa. Tu conosci il Club 99. Pensi che possa nascondere qualcosa di diverso? Ma va. Dietro c'è soltanto una noia mortale. Ci va tutta un'elite sdentata. Politici, qualche ricone scoglionato e un branco di illustri e noiosi professionisti. Musica, francobolli e scacchi. La morte, insomma. Perché? Niente, devo essere un visionario. Comincio da ridere. Scorda tutto e cerca di dormire molto. Accidenti alle donne. Eravate voi che parlavate del Club 99? Sì, perché? Chi è lei? Io mi chiamo Prasky, il caporale Prasky. Buonasera, signor Moore. Ma le ho detto buonasera, signor Moore.
Jessica, ma che fai qui? Come sei entrata? Volevo avvisarti. C'è uno che da oggi pomeriggio sta sorvegliando la casa. Deve essere un poliziotto. Ti sospettano, l'ho saputo. A Kierkov non è mai andato giù che tu continui a indagare da solo. E poi c'è la faccenda del vecchio. Ho la netta sensazione che cerchino di incriminarti. Sarebbe meglio rinunciare. Sì, forse hai ragione, sono sfinito. Sarebbe più prudente se tu partissi subito per Londra. Se vuoi, vengo con te. Ho bisogno anch'io di una vacanza. Sei molto cara. Al massimo. Siringa. No, no, Ivan Karting! Non arrendetevi, non rinunciate! Mi dispiace. So che era suo amico. Abbiamo passato molti anni insieme a Parigi. Anche Ivan mi abbandona. Per loro non faccio più parte degli esseri viventi. Forse sarà meglio fare l'autopsia. Non mi pare necessario. Ci terrei a sapere perché non è ancora intervenuto il rigor mortis. Allora, dia pure disposizione. Se vuole, posso effettuarla io durante la lezione di anatomia. Capisco la tua stupida ostinazione in questa faccenda. Non capisco i fantasmi che insegui. Questo paese che ti inghiotte come una palude. E non capisco nemmeno perché te ne stai lì infrollito a torturarti per una come quella. Smettila adesso. Ma che vuoi dire con una come quella? Che ne sai tu di lei? Sei tu che non ne sai niente. Non ti è mai appartenuta. Appartiene ad altra gente, a un altro mondo. Basta! E se non l'hai trovata in un fiume, non ti servirà a niente cercarla in tutte le fogne della città per poterla far ritornare da te. A lei non importava niente di te. Non l'hai ancora capito? Sei proprio pazzo. E io ti lascerò sprofondare nella tua follia. Da solo. Mi dispiace. Lo so che è colpa mia. Sono belli, vero? Appartengono ad una specie strana. Si sollevano da terra e saltellano, ma non riescono a volare, nonostante le loro belle ali colorate. Non volano. Non le lasciano volare via. Gregory? Jack. Ho parlato con quel cieco, Prashki, ricordi?
Mi ha raccontato un mucchio di cose su quel club. Lo sai che hanno sedi dappertutto, a Parigi, Londra, New York, Tokyo, ovunque. Ho scoperto cose interessanti. Per esempio, in quel club si consumano troppi fiori. Strano, no? Poi, in magia nera, il numero 99 significa amen, fine. Sì. E beh, che ne so, forse è una coincidenza. No, no, non è una coincidenza. Anch'io ho trovato quello che cercavo. Tra le altre ragazze scomparse in mira, non c'è in comune solo la musica. Senti, io sono qui davanti al club, nella cabina all'angolo della piazza. Questa sera ho visto entrare un sacco di gente nel club, ma non c'è nessun concerto in programma. Perché non andiamo a darci un'occhiata? Tu hai quella tessera, no? È quello che volevo fare. Non ti muovere. No, no, ma fa presto. Ce n'erano anche lì. Erano farfalle. Jacques? Dove sei? Jacques, sei tu? A spitting fire, red rain, rain of blood. I saw human beings drinking rain and their huge bellies swelling and bursting. Spreading out money, red rain, rain of blood. Oh, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free in the clear skies? Yeah, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free in the clear skies. I thought I was dreaming, and I washed my face, and the water was as red as blood, my blood. I wanted to fly away in the clear sky, but they cut my wings. Oh, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free in the clear skies? Io ne ho abbastanza di lei, del suo amico alcolizzato, della vostra caccia alle streghe, dei fantasmi che secondo lei vogliono affogarla. Adesso basta, mi ha capito? So che lei è un drogato. In casa sua abbiamo trovato una fiala che stiamo analizzando. Conteneva morfina, vero? Vi drogavate tutti e due. E quella notte lei ha iniettato alla ragazza una dose eccessiva, e così confessi. Va bene, voglio farle una proposta. Se lei confessa che le cose sono andate come ho detto adesso, io chiudo il caso. Morte accidentale.
Lei subisce il processo. Io le trovo delle attenuanti. E viene rimpatriato. Il club, le farfalle, devo andare. Ho freddo. Ho freddo. Voglio tornare là, al club. Le farfalle. Mi ha sentito? Sta farneticando, bisogna farlo ricoverare. È soltanto stanco. Ha bisogno di riposo. Lo porto via io. Gregory. Mi sente? Sono Balinski. Il suo amico. Andare. Subito. Devo andare. Devo. Ma che dice? Vuol farsi rinchiudere davvero? Lei è stanco. Dove vuole andare? Bastava chiedere a me. Non sa che sono consigliere del club? Ne parleremo domani. Devo andare. Mira. Ho freddo. Mi fa male la testa. Non si agiti. Deve riposare, dormire. Coraggio. Tra poco sarà a casa. Thank you.
Per quanto ci riguarda, il caso può considerarsi chiuso. Mila Cherkova è stata uccisa dal suo amante, il giornalista americano Gregory Moore. Costui ha ucciso a coltellate anche il proprio collega Jacques Versen in una cabina telefonica, lasciando un fazzoletto con le sue iniziali. Moore soffriva da tempo di allucinazioni e di mania di persecuzione, che negli ultimi tempi si manifestava con frequenti stati di raptus incontrollato. È stata proprio una di queste crisi a spingerlo ad uccidere la ragazza di cui egli stesso aveva denunciato la scomparsa. Versen invece dovette sopprimerlo perché aveva trovato le prove del suo assassinio. Il professor Carting pensa che l'autopsia ci rivelerà la presenza di una lesione al cervello, causa dello sconvolgimento psichico del morto. Mira era una ribelle. Voleva sfuggire al suo destino. Ha rifiutato ricchezza e sesso. Le esche da noi usate in tutto il mondo. Le droghe che più di ogni altra addormentano il pensiero e la coscienza. E ora dorme. Tu seguirai la sua stessa sorte. I ribelli vanno addormentati, eliminati. Niente deve cambiare. Noi siamo la forza del passato. Noi terremo le fila del mondo finché ci sarà gente disposta a farsi uccidere, a versare il proprio sangue. E niente deve cambiare. Il nostro solo nemico è il pensiero, il risveglio delle coscienze, perciò non permettiamo nessuna ribellione. Nessuna. Ritrovato, ti crederanno morto. Ora dormirai per svegliarti soltanto quando sarai sepolto. Quando sarai sepolto. Quando sarai sepolto.
Sembra il mio cuore. Il battito del mio cuore. Ha ripreso a battere. Lo sentite? Il mio cuore sta pulsando. Ma il mio cuore ha ripreso a battere. Possibile che non se ne accorgano. Approfitteremo di questa autopsia per dimostrarvi tutti gli errori tecnici che possono verificarsi in un intervento sul cuore se non si agisce con la massima precisione. In tutti gli interventi sulla cavità cardiaca, la mano del chirurgo gioca un ruolo della massima importanza. Vi prego quindi di seguire questa lezione molto attentamente. Guanti, per favore. Signori, incideremo ora fra la quarta e la quinta costola. Sarà questa la zona dell'intervento. È una zona delicata che richiede una tecnica particolare. Chiudete, per favore. Il minimo movimento errato può ledere irreparabilmente gli organi e causare la morte. Fate attenzione. Accendete. Scelta la zona. No! Bisogna appoggiare il bisturi nello spazio intercostale e poi affondarlo con un colpo netto e preciso. Così.